Allora, sono qua in SolidWorks e voglio fare questo disegno di questo tappo e farò apparire qua col video editing. Niente, cominciamo. Allora, vado sul piano superiore, vado a fare nuovo schizzo, vado a prendere il 62, ok? A questo punto vado a disegnare questo da qui a qui e vado a mettere 62. Il 62 sul totale è 18, dunque vado a funzione, ne vado a mettere 18, invio. Ok. Ok, come posso andare 62, 18? Sì, vabbè, quel 62 poi sarà in H7, ma quello fa niente, quello poi lo aggiungeremo con la messa in tavola. Poi vado, a questo punto faccio l'interno, faccio il 1355, vado a fare di nuuovo un altro cerchio, vado a mettere 55, funzione, estrusione no perché ho sbagliato, ma vado a prendere taglio estruso e andrò non di 18 ma di 13, 13 invio. Ok, a questo punto posso prendere sempre su questa superficie o su questa, vado a fare il nuovo schizzo, vado a fare il cerchio, anche se però fondamentalmente prima del taglio andiamo diciamo la flangia, ok, quello sul 110 non si vede qua la quota, ma da qui a qui, cioè dagli estremi 110, e dunque andiamo sempre su questo, e dunque io avevo preso, posso prendere anche questo qua, però prendo sempre il piano superiore, vado a disegnare dal mio centro, vado e faccio 110. Questo 110 vuoto per vedere deve essere 3 mm distante, dunque funzione estrusione. Ok, vado a fare offset, vado a fare 3 mm, 3 mm, ok, di offset e vado su di, vabbè, posso anche dire, guarda che devi andare su di 10, dunque, offset dalla superficie, no, facciamo fino dalla superficie, no, io volevo iniziare perché... E allora cerco fino alla superficie, offset dalla superficie, prendiamo qui, ok, e facciamo offset, facciamo 10, vediamo se viene giusto, perfetto, unisci il risultato, ok, difatti noi cosa abbiamo? Abbiamo che da qui a qui abbiamo 10 e quello che volevo, come ho quotato lì, da qui a qui abbiamo 3. Poi sulla quota, se io vado a fare qua sulla quota del 3, se io clicco qui, ok, e vado qui, io qui posso mettere bilaterale, che se poi importo le quote ce l'ho già 0301 03 e 01 e gli dico che le voglio di 1 in modo da avere. Però poi Dio ho sbagliato. Ok, 30 ho messo. Allora, vediamo se riusciamo a modificarlo. Meno, facciamo più 0,1 e qui mi serve 0,3. Canci, canci. 0,3. Ok, e dunque così ci dovremmo essere. Più 0, un 3 più 0,3. Naturalmente qui io questa, anche questa qui, siccome nessuno, è così, 3 più 0,3, perfetto, che almeno ha anche un po' di chiarezza. A questo punto andiamo a fare qui, vado qui, avevo già fatto il taglio, dunque vado qua e vado a fare il taglio. Questo qui lo riprendo, vado a fare il cerchio, vado in mezzo. Questo cerchio qui quanto è? Facciamo 31. Poteva essere 31 o 29 e mezzo, dunque 31
Ok, a questo punto vado a fare funzioni taglio estruso, io direi passante perché così sarà sempre passante. E cos'è che mi manca? Mi manca i quattro fori da 90, dunque qui siccome passante posso farlo in diversi modi, no? Fondamentalmente posso farlo in diversi modi. Un modo potrebbe essere questo: siccome è passante 5-5, semplicemente non andare a fare i fori. Però vabbè, o se no faccio creazione guidata fori. Però vabbè, io adesso vado a fare così. Però ognuno poi, magari creazione guidata fori è meglio. Però vabbè, era tanto per far vedere. Questo qui poi vado con questo a prendere questo. Questo qua lo faccio diventare costruttivo, così vado a quotare come 90 e vado a mettere 90. Ok, poi questo qua, questa quota qui posso sempre andare qui, qui metto 1 e qui no, qui metterò nessuno. Ok, qua metterò simmetrico e andiamo a mettere 1, ok, e mettiamo 1, ok. Dunque 90 più o meno 0,1. Qua 5,50, 5,5. Questo naturalmente può girare, dunque lo metto così e vado a fare così. Non vado a fare gli altri fori, li faccio dopo. Dunque vado a fare creazione guidata fori, cieco passante e poi vado a fare vediamo se questo, dopo controlliamo se ho fatto tutto giusto, perché mi sembra un po' ripetizione circolare. L'asse di ripetizione è questo, ne voglio 4 compreso il foro, il taglio estruso, siamo a posto e ho fatto. E andiamo a vedere se c'è tutto, nel senso che qua non mi fa vedere. Allora qua siamo 10 3 più 0301, ok, da qui a qui ho 18, dunque da questo lato ci siamo, 4 fori ci siamo, siamo a 5,5, quello che mi serve l'interasse, sì, perché avevamo messo, andiamo a vedere l'interasse, l'avevamo messo qua, andiamo a vedere se questo è 62, questo è 62, vabbè, poi qui l'H7, quello lo metterò con la quota, andiamo a vedere se è 55. È 55, da qui a qui è 13, perfetto, e poi abbiamo il D che sarà 31 a seconda di, nel nostro caso è 31, e vabbè, e siamo a posto. Vabbè, dunque era abbastanza facile, poi mi servirà per fare l'assieme, dunque ci vediamo alla prossima, arrivederci.